Giovanna Stravezza, docente dell'Istituto Comprensivo Don Bosco Battisti di Cerignola, la vostra scuola è risultata prima classificata al concorso di sabato scorso della Giornata Mondiale della Violenza sulle Donne. Le sensazioni e le emozioni che avete avuto quel sabato? Anzitutto è stato un piacere già ricevere l'invito da parte dell'assessorato alle politiche sociali. La nostra dirigente, la professoressa Giustina Specchio, appunto ci ha girato tale invito e da parte mia e dei colleghi ci siamo entusiasmati, c'è stato un grosso entusiasmo. Appena l'abbiamo proposto ai ragazzi è stato subito un concentrato di emozioni. Sì, di emozioni e di idee. Abbiamo deciso di ispirarci dalle pagine di un libro di una nostra alunna, Sara Ciafardoni, che ha scritto il libro Io, Sara, dall'A alla Z. Questa piccola scrittrice d'erba affronta anche il tema del femminicidio. E di lì abbiamo iniziato a progettare quello che doveva essere l'allestimento per il nostro gazebo e la partecipazione poi direttamente alla giornata non è stato altro che un susseguirsi di emozioni, come appunto dicevi tu. Conclusosi poi con questo prestigioso riconoscimento. Sicuramente non vi aspettavate di vincere, evidentemente. Assolutamente no, anche perché le scuole in gara erano tutte scuole che hanno dato del loro meglio, anche esse, c'erano anche gli istituti superiori, ed è stato bellissimo confrontarsi, incontrarsi anche tra colleghi e anche l'interazione tra gli studenti dei vari stand. Perfetto, grazie professoressa Stravezza e buon lavoro. Un piacere, grazie.